Anche stamane al bar non si parlava d'altro e al centro dell'attenzione c'era l'avvistamento di Edi Grazioli che venerdì, mentre si dedicava al suo passatempo serale, ovvero scrutare il versante di fronte alla sua baita in quota sopra Caiolo, per un attimo non ha creduto ai propri occhi. Prima mi sembrava un cinghiale, poi mi sembrava un lupo, poi a un certo punto si è alzato in piedi come fanno nei cinema, quindi ho capito che, cioè ho visto che era un orso. L'avvistamento quota 1800 metri nella valle dell'Iria, adiacente al comune di Caiolo. Era tranquillo, mangiava penso mirtilli, perché continuava, è rimasto lì nella stessa zona quasi per un'ora e mezzo. Andava dentro, poi usciva, ho fatto tempo a chiamare i vicini di casa per fargli vedere l'orso, insomma. Tra i vicini di baita ad accorrere anche Giuliana Pedrazzoli, che è riuscita a scattare delle foto e a realizzare anche il breve video che vi stiamo mostrando, filmando attraverso la specola di Grazioli. Si tratterebbe di un orso giovane, dovrebbe avere un paio d'anni e in questo momento circolerebbe appunto nella Valle dell'Iri. Potrebbe, per la verità, non essere neppure il solo. A Francesca Traversi dell'Associazione Terra Rurale sono infatti giunte segnalazioni che, se confermate, sarebbero piuttosto inquietanti, di un orso avvistato insieme a un cucciolo nella zona dell'eliporto di Caiolo. In questo caso però non vi sono testimonianze fotografiche. Quanto all'orso della Valle dell'Iri, essendo in quota, non dovrebbe rappresentare un pericolo per le persone. Se è un maschio dovrebbe essere più tranquillo in questo momento, forse sta andando in preletargo, quindi predilige, sono più a rischio le api e le pecore, però comunque va sempre tenuto monitorato, perché sono comunque degli animali imprevedibili, soprattutto le mamme quando hanno i cuccioli. In realtà soltanto poche ore dopo l'avvistamento di Edi Grazioli vi sono degli alpeggiatori che dicono di aver visto l'orso pericolosamente vicino alle loro baite. Pomeriggio è stato avvistato a quella quota e nella notte è stato avvistato appena a un'oretta di distanza, anche perché l'orso comunque si muove, dove è stato avvistato resta sempre in alta quota, però comunque sì, si è avvicinato. Insomma, la presenza dei grandi predatori, l'orso, ma anche il lupo, sempre meno timido, come denunciato anche recentemente dal presidente della comunità montana della Val Chiavenna, Davide Trussoni, esiste e non si può ignorare. Il comune di Caiolo, insieme anche al comune di Albosaggia, ha intrapreso una politica di salvaguardia del bosco, di reinserimento dei giovani sui nostri alpeggi, e se va a reinserirsi anche il lupo ci saranno poi dei problemi. Bisogna stare molto molto attenti, anche perché appunto ci sono delle zone d'Italia dove è diventato già insostenibile, e qui probabilmente stiamo iniziando a andare verso quella direzione, per cui bisognerà muoversi bene. Nel frattempo, a proposito di movimenti, ecco che fare se ci si dovesse trovare a sorpresa a tu per tu con l'orso. Ho sentito le guardie provinciali e anche loro consigliano, come da vademecum, di attenersi sempre a dei comportamenti corretti, di non scappare, di non mettersi comunque a dar fastidio all'orso, di restare abbastanza tranquilli nel limite del possibile.